Ciao ragazzi, eccoci qua, bentornati con Cucina con Harry. Andremo a realizzare delle buonissime cotolette vegane con la farina di ceci integrale. Allora, per prima cosa, quindi avremo bisogno della nostra farina di ceci integrale, eccola qua, nella quale verrà aggiunto del pangrattato. Poi vi scriverò tutti gli ingredienti, olè, così. È molto semplice come ricetta. Poi avremo bisogno della fecola di patate. Andiamo a mettere. Purtroppo non è gluten free perché stiamo utilizzando del pangrattato. Per renderla gluten free, basta utilizzare pane senza glutine, è molto semplice. Avremo bisogno del nostro lievito alimentare che già vi ho spiegato e potete trovarlo salvato nelle storie su Instagram. Lievito alimentare in scaglie, quello che si utilizza pure per realizzare il buonissimo parmigiano vegano. Nostro lievito alimentare in scaglie. Dopodiché lo andremo a aromatizzare con della senape di Dijon, potete utilizzare quella benissimo, non tanto forte. Ecco qua. Comunque è facilissimo creare queste buonissime cotolette che poi potremmo sia friggerle in padella con un filo d'olio o farle più leggere al forno, così saranno un po' più light e più gustose, nel senso più. Anche un fritto, come diciamo sempre, ogni tanto un fritto fatto bene a settimana ci può stare, però se possiamo evitare, evitiamo. Ok, messo la senape. Adesso andremo a mettere un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Ok, qua. Adesso andiamo a amalgamare il nostro composto, aggiungiamo un pizzico di sale. E voilà. Quindi vi ricordo, è un piatto vegano senza lattosio, purtroppo non è gluten free perché abbiamo utilizzato appunto la farina, cioè il pangrattato, scusate. Per renderlo gluten free utilizzeremo del pane senza glutine. Adesso andiamo a versare l'acqua e mescoliamo piano piano. Dobbiamo creare un impasto. Bellissimo impasto, così. Versiamo tutto il liquido. Questo è il risultato del nostro impasto. E adesso lo facciamo riposare 10 minuti, così tutti gli ingredienti si amalgamano e si apprendono bene. Nel frattempo prepariamo del pangrattato e l'operazione che andremo a fare è molto semplice. Prenderemo una parte dell'impasto, ci aiutiamo con dell'acqua, quindi ci bagniamo le mani con dell'acqua, però ve lo farò vedere tra 10 minuti. E le passiamo nel pangrattato, quindi creando le nostre cotolette. Eccoci qua, sono trascorsi appunto, come vi dicevo, 10 minuti. Guardate qua l'impasto si è indurito perché giustamente i solidi assorbono l'acqua che abbiamo messo. Quindi vi bagnate le mani così. Prendete una parte dell'impasto, lo lavorate in questo modo. Quindi avendo la mano bagnata, vedete come viene facile da fare? Lo schiacciate come se state lavorando del pongo. Vi ribagnate la mano se serve, così evitate che appiccichi alla mano e la mettete nel pangrattato. Ecco qua, in questo modo. Questa è la nostra cotoletta. Poi la schiacciate per bene e la posizionate su un piatto. Ecco qua, così. Queste qua, come vi ho già detto, possiamo friggerle nel forno, scusate, friggerle in padella con filo d'olio oppure al forno. Noi le faremo al forno che sono un po' più light e gustose. Eccole qua, guardate che meraviglia. Adesso le finisco di preparare e vi farò vedere il risultato finale. Comunque potete dargli la grandezza che più desiderate, così vi potete regolare. Vi ricordo, bagnatevi bene la mano. Per prenderla, prima non l'ho fatto vedere, vi potete aiutare con una paletta, quindi è molto semplice, vedete, in questo modo. Quindi prima operazione 1, poi la girate, 2, dopodiché la andiamo a prendere con la nostra paletta, così non si rompe e vi aiutate. Ecco qua, una paletta, giustamente che ha i buchi così il pane in eccesso cade giù, in questo modo. Vedete? Ecco qua, e la posizionate qua, semplice. Vi ricordo che sono cotolette vegane, non sono gluten free perché stiamo utilizzando pane col glutine e sono senza lattosio. Potete renderle gluten free per i vostri amici celiaci utilizzando appunto pane senza glutine.
Ed ecco le nostre cotolette, guardate che meraviglia, la dose che vi scriverò è per due persone, potete accompagnarle con patate, insalata, il contorno è a vostro gusto e piacere e poi vi farò un breve video del risultato finale dopo la cottura al forno, però potete anche friggerle in padella, meravigliose. Alla prossima ricetta!